Come in ogni inizio settimana torniamo a parlare di vocazioni e lo facciamo con Padre Pasquale Albisinni. Ciao Padre Pasquale, benvenuto, buona serata. Buona serata, Anna Maria. E allora, grazie per la volta scorsa, abbiamo conosciuto Giuseppe Bruno, ci ha fatto enormemente piacere. Sì, è stato davvero bello, come avete visto è un bravo testimone, credo anche per i giovani, e so che insomma la trasmissione ha avuto abbastanza eco positiva. Sì, è davvero una persona speciale, avevi detto bene, insomma, l'abbiamo anche verificato noi di persona. E allora, oggi continuiamo a parlare di vocazioni, come sempre lo facciamo visitando il sito vocazioni.net dei rogazionisti. Ne prendiamo tre di notizie, ma ce ne sono tantissime altre, come sempre, c'è tanto materiale, lo ricordiamo, per tutti coloro che operano nelle parrocchie e comunque vogliono essere informati su quel che accade, sulle nuove chiamate. Oggi in particolare, lo facciamo spesso, vero Padre Pasquale, lo abbiamo anche sottolineato diverse volte, ci spostiamo in Oriente perché fioriscono per fortuna le vocazioni. Sì, la luce viene dall'est e allora due delle notizie che commenteremo oggi riguardano proprio l'estremo oriente, ossia la Corea e la Cina, e in particolare questa prima notizia riguarda il sud della Corea, l'arcidiocesi di Seul, dove appunto l'ufficio vocazioni della diocesi rende noto proprio questa costante dell'aumento delle vocazioni. Ci saranno fino, insomma, ci sono state in realtà, ecco, la settimana scorsa, una dietro l'altra, diverse ordinazioni, non solo di sacerdoti, 38 sacerdoti, ma anche di 6 diaconi, di 3 vescovi, per cui davvero una fioritura, nella messe della Corea. Queste sicuramente erano vocazioni già previste, ma tante altre ne sta facendo nascere Papa Francesco. Sicuramente è un testimone che esorta tanto alla speranza, al non scoraggiarsi. Se rileggiamo quel bellissimo discorso che ha fatto alle novizie, alle seminariste nel luglio scorso, vediamo che non ha fatto sconti sulla fedeltà, quindi sulla chiarezza della vocazione, però nello stesso tempo con un grande incoraggiamento, e credo che questo sia quello di cui hanno bisogno i giovani che camminano. Quindi grande chiarezza, grande verità, fare un buon discernimento, ma anche tanta tenerezza, come nel suo stile. È vero. La missione di queste nuove vocazioni ovviamente è uguale a tutte le altre, però che marcia in più hanno in questa parte del mondo? Beh, hanno la marcia di nascere in un territorio, insomma, che è abbastanza sofferto. Sappiamo la realtà della Corea da un punto di vista politico, no? E quindi anche sociale. E guarda caso, però, lì dove la sofferenza si distende, a poco il Signore si innesta in questa riflessione che nasce dal male e può chiamare, può innestarsi una vocazione autentica. Pensate, per esempio, alla vocazione del beato, ormai quasi santo, Giovanni Paolo II, la cui vocazione nacque proprio durante la guerra, insomma, nel periodo precedente la guerra, durante quella, dice lui, quel trionfo del male, lui cominciò a interrogarsi sul senso dell'esistere, e da lì si è innestata la vocazione al sacerdozio. Per cui penso che questo sia, come dire, incida, ecco, nel chiamare, perché la vocazione di Dio segue la logica dell'incarnazione, no? È un seme che si incarna, si innesta nella tua storia, nelle tue difficoltà, nel pezzo di vita che vivi, ecco, non è una cosa avulsa da te, è una chiamata che si incarna nella tua specifica situazione. Per cui tante volte non è che non ci sono vocazioni, quindi c'è una crisi di chiamate, ma molto probabilmente, per esempio, nel nostro contesto di benessere economico europeo e scristianizzato, la crisi è delle risposte, non delle domande. Sicuramente, insomma, da questa parte del mondo è un'occasione non tanto rara, però sicuramente, insomma, farà piacere a tanti che cominciano a conoscere anche questo tipo di fede. Comunque, veramente si sta espandendo, possiamo dirlo. E proprio per questo anche il secondo articolo che tratteremo oggi, di cui parleremo oggi, parla di questa grande occasione per la pastorale vocazionale ed evangelizzazione, evangelizzatrice. Sì, questo secondo articolo fa riferimento al Capodanno cinese,
che normalmente capita nel novilunio seguente al solstizio d'inverno, e quest'anno era più o meno l'ultima settimana di gennaio. E questa occasione, che è un evento in qualche modo molto forte per la cultura cinese, le comunità cattoliche della Cina lo hanno, tra virgolette, sfruttato a livello vocazionale. Quindi in questo periodo, che è un periodo di vacanze invernali, di festa in occasione del Capodanno, hanno organizzato diciamo, diverse attività vocazionali, o di riflessione biblica o di confronto anche per le giovani coppie. Quindi è una notizia degna di nota, insomma, considerando la situazione della Chiesa in Cina, no? C'è una Chiesa diciamo filogovernativa, che è quella libera, e c'è una Chiesa invece un po' martoriata, perché è quella fedele al Papa e a Roma, insomma. E sono tanti i cinesi che poi vivono anche qui in Italia e che si sono ritrovati per questa occasione. Noi, tra l'altro, subito dopo il tuo spazio incontreremo proprio un cinese che ha celebrato l'anno del cavallo, il capodanno cinese, all'Oppiano. Quindi, insomma, sentiremo proprio che cosa hanno vissuto e che cosa significa poi questo nuovo anno. Un cattolico, tra l'altro, questo cinese, quindi darà una bella testimonianza anche lui. E allora, tanti sono i cinesi. In Italia, dicevamo, dalle tue parti ce ne sono? Sì, sicuramente ci sono qui in parrocchia che frequentano, non tanti, però sono presenti a livello così commerciale nella zona, nel territorio, ormai dappertutto. E la cultura cinese è una cultura particolare, sicuramente molto diversa dalla nostra, però una cultura che, come tutte le culture, può accogliere e far fiorire il Vangelo. In questi eventi che tu citavi e che sono poi presenti nell'articolo sempre che si trova sulla homepage di vocazioni.net, ci sono per questi percorsi sacerdoti che accompagnano. Fondamentale è comunque la figura del sacerdote anche in questo caso. Assolutamente sì, tanto più che una parte di chiesa, quella fedele, vive una situazione un po' di catacomba, tra virgolette, quindi la figura del pastore che guida, che dà indicazioni, che conforta, un po' come il pastore che conforta le pecore che sono al buio, è fondamentale. Ma credo sia fondamentale un po' dappertutto, no? La grande convinzione che ci anima a vivere la pastorale vocazionale, a trasmetterla e anche a tenere in piedi questo sito, è proprio quello di insomma, avere una grande stima del sacerdozio ministeriale e della figura dei pastori nella vita del popolo di Dio. E allora, veniamo ad un'altra bella storia di conversione, ne parla l'articolo con questo titolo, Ero buddista, oggi sono cattolica e posso perdonare. E il sottotitolo è un altro, perché scegliere di essere cristiano? Punto di domanda, per imparare a perdonare. Questa particolarità del perdono l'abbiamo soltanto noi cristiani, cattolici? Nella dimensione evangelica del dare la vita e dell'amare il nemico, sì, però ci sono appunto filosofie e culture orientali, pensate per esempio a Gandhi, profeta della non violenza, pensate appunto a un po' alla spiritualità buddista, c'è questo discorso della compassione, questo discorso dello stare in pace, della non violenza. Ecco, però noi cristiani abbiamo un Dio fatto carne, che questo lo ha vissuto concretamente, che ha dato la vita per noi nemici, dice San Paolo, per noi quando ancora eravamo suoi nemici, no? Ed è molto interessante questa storia di conversione, e abbiamo sempre detto che noi postiamo delle storie di conversione perché sono in fondo delle storie di vocazione, no? Particolari. E è molto particolare perché è la storia di questa donna, Claire Lee, appunto, che ha dato anche la sua testimonianza al meeting di Comunione e Liberazione, il cui frutto come dire, più chiaro è stato proprio questo aver riscoperto la dimensione del perdono, Perché? guardando a Gesù crocifisso, no? Dove il perdono non è un atto magico, perché lei stessa dice nella sua testimonianza, Gesù non, crocifisso non disse a coloro che lo stavano uccidendo vi perdono, ma Dio perdonali perché non sanno quello che fanno, no? E poi lei stessa insieme a sua figlia hanno perdonato tutte le persone della sua famiglia trucidate in Cambogia in quegli anni 70, durante appunto quella bruttissima guerra di cui lei racconta, frutto di una follia ideologica in qualche modo.
E ancora una volta il senso del dolore e della sofferenza contraddistinguono poi la vita di alcuni di noi. In questo caso è proprio così, è successo questo. C'è sempre bisogno di soffrire, c'è sempre bisogno di sentire il dolore nella carne. No, non c'è bisogno. Tant'è che una piccola ribellione che Claire Lee aveva nei confronti della spiritualità buddista era la legge del karma, che dice praticamente che tutto quello che di male ti succede è frutto di azioni negative che sono state compiute nel passato da te in un'altra vita o dai tuoi familiari. E questo non può essere giusto, diceva lei, e non lo è. E questo è sfatato completamente dal cristianesimo perché Gesù è l'innocente per eccellenza che muore ucciso, schiacciato dal male del mondo, quindi una logica completamente capovolta, per cui non c'è bisogno necessariamente del dolore, ma è l'accoglienza del dolore che lo trasforma, no? Altrimenti saremmo tutti masochisti. E nel corso dei secoli un po' i cristiani sono stati accusati di questo. Pensate alla grande accusa di Nietzsche, no? Crederò al cristianesimo quando vedrò i cristiani sorridere, li vedrò nella gioia. Papa Francesco insiste tanto su questa testimonianza della gioia. Il dolore va accolto, cioè non è un incidente di percorso, ma diventa lo strumento della salvezza. Non va cercato fine a se stesso, altrimenti saremmo appunto dei matti, ma va accolto come Cristo non ha cercato la croce, ma l'ha accolta nella sua vita come espressione del disegno di Dio. Ricordate nel Getsemani, Padre, se c'è un'altra via, se c'è un altro modo, che ci sia, insomma, quell'espressione passi da noi questo calice è un'espressione che dilata un orizzonte immenso di umanità, di paura, ma nello stesso tempo anche di affidamento, no? Passi da noi questo calice, cioè, c'è un'altra via per poter salvare il mondo, che io l'accolgo, insomma, però nello stesso tempo sia fatta la tua volontà. Questo credo sia il senso del dolore. E su questo senso del dolore questa donna si è imbattuta. Pensate che lei è stata nei Gulag lì in Cambogia e i suoi familiari sono stati tutti trucidati. Quindi una storia davvero di immenso dolore. Una grande testimonianza. E pensate, il desiderio di conversione, Padre Pasquale, così è scritto nell'articolo, l'ha avuto in un preciso momento, durante una celebrazione eucaristica. Desiderio Sì, c'è un di passo, conversione. sì, c'è un passo precedente in realtà, molto curioso. Ed è il fatto che lei negli anni 80 fugge in Francia come rifugiata politica e viene accolta da un sacerdote cattolico, il quale gli passava, diciamo, il giornale cattolico della sua comunità e, per farglielo leggere così, e puntualmente toglieva da questo giornale delle pagine, tra virgolette, troppo cattoliche per non disturbare la sua sensibilità. Ma un giorno si dimentica e gli passa questo giornale così com'è, nel quale diciamo, c'è un articolo che parla dell'enciclica di Giovanni Paolo II sulla misericordia, Dives in Misericordia, che era stata pubblicata proprio in quegli anni. E leggendo quell'enciclica lei scopre questa grande verità di questa persona che ha preso su di sé il male del mondo e l'ha trasformato in misericordia. Da lì è iniziato il suo percorso fino a che appunto durante una celebrazione all'elevazione, quando ha visto che tutti guardavano l'ostia, anche lei ha alzato lo sguardo e in quell'istante ha capito che Gesù non lo stava scoprendo in quel momento, ma già faceva parte della sua vita, l'aveva già condotta lì, ecco, ad ascoltare la sua parola e a seguirlo. Si è solo E manifestato ancora di più in quel momento. si è battezzata poi nell'83. E il frutto più bello di questa conversione è sicuramente stato, come dicevi tu, il perdono agli assassini della sua famiglia. E quindi al posto del dolore e comunque della sofferenza è subentrato quel sorriso, la gioia del cuore. Quella gioia che anche lo stesso Papa Francesco, forse arriverà a un certo punto Papa Francesco chiederà a tutti di mettere sulla carta d'identità ai segni particolari il sorriso per i cristiani. La Sarebbe una bella, sì, sarebbe una bella trovata. iniziativa. E una cosa interessante è che questa spiritualità buddista, sebbene l'abbia aiutata forse un po' a pacificarsi, ma non l'ha condotta al perdono. Al perdono lei ci arriva dopo aver scoperto Gesù Cristo, che perdona se stesso, perché in fondo la spiritualità buddista è una filosofia e il cristianesimo è una persona, è la storia di una persona. E è soltanto in quel momento che lei trova la forza di andare sul luogo dell'assassinio, ritorna in Cambogia sul luogo dell'assassinio dei suoi, e lì recitando il Padre Nostro, sente che sta perdonando quei carnefici.
anche se la ferita rimane, perché una cosa importante da dire sul perdono è che è il cammino di tutta una vita, no? Il cammino ha delle cadute e ha dei momenti in cui ci si rialza, non è un atto singolo il perdono. Non è umano dimenticare, non è umano non sentire il dolore, la ferita fa male, il perdono è qualcosa che va oltre, cioè che accoglie la persona nonostante il male. Ed è un cammino che puoi fare soltanto con la grazia di Dio che ti trasforma. Quindi a me, per esempio, dà un grande fastidio a livello spirituale e pastorale quando sento dire devi perdonare e basta. Non è possibile, sarebbe una forma di violenza ancora peggiore. Devi aiutare la persona a entrare in un percorso di perdono, dove il primo atto è proprio quello di non reagire al male col male, di non restituire al male il male, di non vendicarsi. Quello è il primo passo. Da lì comincia un percorso. Ma non si può perdonare da un giorno all'altro, sarebbe disumano. Io stesso non lo chiederei, perché non potrei chiedere a un altro quello che io stesso non riesco a vivere. Il perdono è possibile, ma con la grazia di Dio che ti trasforma, che ti conduce per mano. E ci vuole tanta forza, tanto coraggio a intraprendere questo percorso, questo cammino, magari ecco, anche facendosi aiutare da sacerdoti o comunque da persone a noi care. Pensare, Padre Pasquale, che tanti di noi poi non riescono a perdonare cose molto piccole, sciocchezze, con una contraddizione. Sì, ma quello può essere anche un fatto, diciamo, caratteriale, di orgoglio profondo che ognuno di noi ha, che sfocia in superbia, ma anche alcune volte di permalosità, no? Di caratterialità. Cioè, ci possono essere anche delle ferite psichiche per cui uno, appena lo tocchi, no? Reagisce come un filo elettrico. Tante volte non c'è un odio dietro. Cioè, l'importante è tenere libero il cuore, perché un'altra cosa importante da dire è che il perdono non annulla la prudenza, no? Che è la regina delle virtù umane, dice la Chiesa, è quella regolatrice di tutte le altre virtù, no? E la prudenza ti fa, come dire, regolare la tua vita nei confronti di chi ti ha fatto del male in un certo modo. Cioè, se tu sai che uno che si ti avvicina a un cane e ti morde, non ti ci avvicini, no? Ma questo non toglie niente al perdono, cioè il perdono libera il cuore. Poi, tante volte la prudenza vuole che, come dire, da certe persone è bene che si stia lontano, proprio per evitare altro male o per arrecare altro male, ma sono due cose separate. Il perdono è avere il cuore libero da qualsiasi sentimento negativo e anzi arrivare poi ad amare, che in senso evangelico vuol dire fare del bene, amare coi muscoli, no? Tante volte quando dico, ma tu fagli del bene a questa persona, no? Dice, ma non ci riesco, non sento niente. Ma l'amore cristiano non è una questione di sentire, è un fatto di muscoli, è un fatto di gesti. Come dice San Paolo, dice, quando uno ti fa del male, tu fagli del bene, perché così accumulerai sulla sua testa carboni ardenti per il giorno del giudizio, no? Che è una frase terribile, però vera. Quanto è vero, sì. Questo è l'amare in senso evangelico, e questa bella storia di vocazione, conversione, ce lo ricorda, credo. E ha fatto bene non soltanto a lei che l'ha vissuta proprio sulla sua pelle, ma sicuramente farà bene anche a chi ha ascoltato, intanto te che l'hai commentato, e chi magari ha intenzione di andare ad approfondire questo articolo e quindi questa storia, bellissima storia di conversione. Questi soltanto tre degli articoli presenti sul sito vocazioni.net, tante altre storie, tante altre belle testimonianze, che voi poi alla fine raccogliete. Anche per noi. E allora, Padre Pasquale, cosa ci aspetta in questa settimana? Domani è un'altra bella giornata. Ecco, domani, che è l'11 febbraio, io la definirei una giornata altamente vocazionale, Eh sì. perché è la giornata della vocazione alla sofferenza, no? È la 22esima giornata del malato e della ricorrenza della Madonna di Lourdes, questo bel connubio che Giovanni Paolo II ebbe l'intuizione di istituire. E quella del malato è una vocazione, perché la malattia o ti schiaccia e diventa una condanna, oppure se tu l'accogli come una chiamata e quindi la trasformi, la offri, diventa davvero una vocazione, c'è un sì da dire. Per cui domani ci saranno tante iniziative di preghiera, sicuramente di testimonianza in tante comunità, anche nella nostra parrocchia per tradizione facciamo un rosario per gli ammalati e con gli ammalati, poi facciamo una piccola processione eucaristica in chiesa con i flambeaux e alla fine l'unzione dei malati. È un momento forte di preghiera per riaffermare questo sì della vocazione alla sofferenza, un sì libero, perché la sofferenza, il male, la malattia arrivano, possono arrivare a piccoli, a grandi, a giovani, a vecchi, in qualsiasi età della vita.
E richiede anche lì un discernimento, non è che appena arriva uno dice: ah, che bello, mi è arrivata la malattia, adesso la offro. No, è così, no? C'è un cammino, c'è un percorso anche lì, per cui affidiamoci davvero alla Madonna di Lourdes che domani festeggeremo. Padre Pasquale, visto che tanti sono anche coloro che ci seguono, che sono ammalati, purtroppo a casa, sono soli, cosa vogliamo dedicargli? Un pensiero, oltre ovviamente alla vicinanza e alla preghiera. Un pensiero affettuosissimo. Io spesso non lo dico all'inizio della trasmissione, ma ce l'ho nel cuore che il pensiero più particolare è proprio per gli ammalati, per coloro che stanno appunto nella sofferenza. Io direi loro che la loro sofferenza è preziosa, e non è uno slogan, tanto per dirlo, che il mondo la sofferenza la prende e la butta nel cestino, anzi cerca di esorcizzarla o di tirarla via. E pensiamo a quello che sta succedendo nel nord Europa, tipo in Olanda, per questa eutanasia, no? Lì dove c'è la sofferenza si taglia il ramo secco e si butta. No, per la fede il ramo secco rifiorisce se la sofferenza è offerta per amore. Per cui quei piccoli dolori, quei piccoli o grandi dolori, quella situazione di sofferenza, offritela al Signore, anche se non sentite niente dentro. Ciò che conta è la volontà, l'orientamento del cuore, ed è sicuro che quella sofferenza porterà frutto, perché la sofferenza è come un capitale che se tu lo investi in banca, che in questo caso è il cuore di Dio, porta frutto. Se no si svaluta e anzi ti schiaccia, insomma, diventa inutile. Quindi grande speranza, la loro vita, la loro sofferenza non è assolutamente vana. Questo è un dato di fede certissimo, come è certa l'esistenza di Dio, così è certa che la sofferenza non è inutile. Il tuo è sicuro ha sicuramente rassicurato tutti quelli che ci seguono, compresi noi. Allora ti ringraziamo di cuore anche quest'oggi, Padre Pasquale, e ci rivediamo, ci risentiamo la prossima settimana, come sempre, con la rassegna stampa vocazionale. Va bene, ringrazio te, ringrazio tutti, davvero un saluto e una benedizione affettuosa a tutti gli ammalati in ascolto. Buona serata. Grazie a te, Padre Pasquale.